periodo ipotetico è un'unità logica formata da una proposizione condizionale, detta protasi, e dalla sua reggente, detta apodosi. In esso si formula un'ipotesi da cui deriva una conseguenza. In questo periodo ipotetico, se verrai da me, è la protasi, la subordinata che esprime la condizione necessaria perché si realizzi quanto espresso nell'apodosi. La protasi è una subordinata condizionale introdotta nella forma esplicita dalla congiunzione se. Ti offrirò una torta è l'apodosi, termine che deriva dal greco e significa conseguenza. In questo periodo l'apodosi costituisce la principale. Il periodo ipotetico è distinto in tre tipi, in base al grado di probabilità dei fatti enunciati, della realtà, della possibilità, dell'irrealtà. Il periodo ipotetico della realtà presenta ipotesi e conseguenze come reali e certe. Se esci, compra il latte. È un periodo ipotetico del primo tipo o della realtà o dell'oggettività perché l'ipotesi espressa dalla protasi è un fatto reale e la conseguenza è affermata come sicura. Nella protasi troviamo sempre il modo indicativo, che è il modo della oggettività. Nell'apodosi tutti i modi delle proposizioni indipendenti, quindi l'indicativo, l'imperativo, il congiuntivo. In questo caso abbiamo l'imperativo presente. Il periodo ipotetico della possibilità presenta ipotesi e conseguenza come possibili. Se vincessi farei un viaggio. È un periodo ipotetico della possibilità. La protasi, se vincessi, esprime infatti una condizione che può verificarsi, che è presentata come possibile. La vincita di un premio è una possibilità realizzabile. L'apodosi, farei un viaggio, rappresenta la conseguenza possibile realizzabile della vincita ipotizzata nella protasi. Per quel che riguarda l'uso dei modi e dei tempi, il periodo ipotetico della possibilità alla protasi al congiuntivo imperfetto, l'apodosi al condizionale presente o all'imperativo. Il periodo ipotetico dell'irrealtà presenta ipotesi e conseguenza come irrealizzabili. Se avessi 15 anni sarei più veloce, è un periodo ipotetico della irrealtà perché risulta evidente che l'ipotesi formulata è falsa, dal momento che è vero il contrario. La protasi esprime infatti una condizione non realizzabile, quella di poter tornare indietro nel tempo e recuperare la giovinezza e l'agilità dei 15 anni. L'apodosi, a sua volta, è la conseguenza impossibile della condizione espressa nella protasi, sarei più veloce. Supponendo che l'autore o l'autrice di tale affermazione sia una persona non più giovane, è ovvio che l'agilità e la velocità dei 15 anni siano irrecuperabili e che la condizione attuale è l'esatto opposto, ossia la lentezza. Per quel che riguarda l'uso dei modi e dei tempi verbali, il periodo ipotetico del terzo tipo o della irrealtà alla protasi al congiuntivo imperfetto o trapassato, l'apodosi al condizionale presente o passato.